Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi sono di nuovo qui con il nostro vortice di colori della Crayola che vi ho già fatto vedere in precedenza. Abbiamo già fatto un'opera d'arte insieme, oggi ne facciamo un'altra e utilizziamo il nostro Crayola matitino bianco magico, proprio perché disegniamo sul nostro fogliettino dei motivi per vedere se quando andiamo a mischiare il colore che appunto si mischia grazie alla rotazione, vengono in evidenza, cioè si possono vedere più da vicino i disegni che noi abbiamo creato, perché ovviamente bianco su bianco ora non vediamo nulla. Allora, per prima cosa li disegniamo sul foglio. Ovviamente voi non vedete nulla, ma speriamo di vedere qualcosa alla fine della nostra creazione. Ok, ci siamo, ovviamente bianco su bianco invisibile, lo scuotiamo bene in modo da non avere residui di pastello sul foglio, in modo tale che anche i colori possano evitino insomma di beccare dei residui, proprio perché si formerebbero delle palline. Vi ricordo che la macchina vortice di colori va sempre pulita una volta utilizzata, proprio perché il colore si sparge, visto che è a centrifuga, e quindi va ogni volta pulita. Allora, abbiamo messo all'interno il nostro foglio, vi ricordo di chiudere verso l'interno le alette sotto, in questo modo, altrimenti si blocca, come abbiamo visto l'altra volta. Ok, siamo pronti, provatelo sempre, fate sempre il test, se gira. Perfetto, direi che possiamo iniziare. Questa volta inizierei con il giallo. Cosa ne dite? Proviamo con il giallo per primo. Allora, aspettiamo che si fermi. Ok, ci siamo. Guardate qua, riusciremo a vedere già il nostro disegno sotto un pochino? Allora, beh, direi a parte il colore sparso, un pochino lo vediamo. Non so se riuscite a vedere qui sulla sinistra la matita bianca sotto, questi ghirigori, no? Ho fatto un disegno molto a caso, però giusto per vedere se funziona o meno. Procediamo con il blu. Qualche goccia di blu. Un po' sparse. Fermati. Allora, già si vede un po' di più la matita sotto bianca, soprattutto al centro già vedo qualcosa. Ecco, vedete, no, col blu si vede decisamente meglio, guardate qui. Allora, abbiamo tutto il colore che si è sparso ovunque, no? Vedete? Però vediamo molto bene il disegno sotto, quindi direi di procedere con il rosso, ma questa volta sgoccioliamo il colore prima di girare la ruota, buongiorno. E quindi proviamo in questo modo per vedere anche l'effetto nuovo che fa.
E ok, un po' di gocce qua e là e poi via che si va. Ok, eccoci qui, questo è il risultato finale con anche il rosso, vedete che bel effetto che ha fatto con le gocce prima di girare, molto molto carino, sembra un quadro di Picasso, cosa ne dite? Un po' complicato, però mi piace molto, devo dire che mi piace ancora di più del primo disegno che abbiamo fatto, della prima opera d'arte, e il pastello bianco ha contribuito a renderlo ancora più interessante. Mi sono divertita un sacco, spero anche voi, ditemi cosa ne pensate, se vi piace più questo o il primo che abbiamo realizzato insieme. Io decisamente voto questa seconda opera d'arte. Ci vediamo prestissimo come sempre, ricordate di darci un like e di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, e un bacione a tutti voi, ciao!